Dopo essere sparita per via di strani NDA durante le prime prove di PlayStation 5 offerte da alcuni noti influencer giapponesi, l'interfaccia utente della nuova console Sony si è finalmente mostrata in un interessante video sul canale ufficiale. I cambiamenti sono molteplici, così come le nuove opzioni offerte. Dunque oggi abbiamo deciso di riassumere il tutto in questo comodo video. Partiamo dalla home, ultima cosa mostrata nel video, ma in realtà non poi così dissimile da quella originale. Qui si possono vedere facilmente i propri giochi con schede più dettagliate, prezzo curiosamente in bella vista e trofei ottenuti. Basta scrollare verso il basso per osservare le attività legate al gioco, di cui parleremo a breve, e media vari sullo stesso. Le grosse novità della home? Il PlayStation Store e la schermata Explore. Lo store adesso è completamente integrato nell'interfaccia e permette quindi di cercare i giochi molto più rapidamente senza particolari cambi di schermata. Per quanto riguarda Explore invece, si tratta di una feature che mostrerà news ufficiali PlayStation e contenuti creati dalla community trending per qualche motivo. La presentazione non ha elaborato su molto altro, perché pare che inizialmente l'Explore sarà testato solo in America e arriverà in seguito agli altri utenti. Forse è stata proprio la sua assenza ad aver portato Sony a limitare l'esposizione dell'interfaccia durante le prove degli youtuber di cui parlavamo prima. Si discuteva però delle attività, una delle nuove vere chicche di questa console. Ogni gioco capace di supportarle offre infatti varie carte nella schermata del Control Center accessibile con la semplice pressione del tasto PlayStation sul controller. Attraverso queste carte è possibile usufruire immediatamente di contenuti specifici, come livelli ancora da completare accessibili senza passare dal via. Le attività offrono poi screenshot e catture fatte dal giocatore e news legate ai giochi seguiti. Per testarle a dovere, nel video è stato utilizzato il gioco Sackboy A Big Adventure. La cosa più interessante delle attività legate alla progressione del gioco, peraltro, è che queste una volta selezionate non solo permettono di riprendere la partita da quel livello, ma mostrano anche obiettivi non ancora completati e danno un'idea generale del tempo di completamento dello stesso. Se peraltro non è chiaro il da farsi per un singolo obiettivo, ora l'interfaccia PlayStation permette di ottenere immediatamente dei consigli video ufficiali in giochi specifici, senza doverseli cercare in rete da qualche altra parte. Una volta selezionato l'aiuto, il video può venire riposizionato in varie forme in sovrimpressione, per poter essere guardato mentre si gioca. Estremamente comodo. L'altro grosso elemento dell'interfaccia è rappresentato dalla gestione dei party. Una volta entrati in una squadra di amici, infatti, è possibile entrare nella voice chat con un tocco, sfruttando il microfono integrato del DualSense, ed è altrettanto facile mutarla. Se lo si desidera peraltro il party può mostrare in sovrimpressione anche i contenuti creati dagli altri giocatori, sempre che questi decidano di condividerli. È possibile anche guardare gli altri membri del party giocare e chattare con loro nel frattempo, sempre in sovrimpressione con il picture in picture riposizionabile di cui parlavamo prima. E il multiplayer online? Altrettanto rapido. Il Control Center mostra immediatamente le partite a cui partecipano in rete i membri del party e permette di entrare quasi all'istante, cosa che è stata dimostrata con Destruction All Stars. Per la cronaca, per creare screenshots o video, basta toccare il pulsante Create del DualSense, così poi da poterli appunto condividere con il resto del gruppo. In parole povere, si tratta di un'interfaccia molto chiara, il cui obiettivo sembra sia mantenere la comunicazione con i propri amici e permettere di usufruire di vari contenuti senza dover necessariamente smettere di giocare. Ogni cosa sembra calcolata a puntino e in generale un passo avanti rispetto a quella precedente. Anche se rimangono ancora elementi da svelare, siamo contenti di aver finalmente visto un approfondimento a riguardo. E voi? Cosa ne pensate? Al solito fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale di multiplayer.it per tutte le prossime news. Alla prossima!